Fit Family, voi non ci crederete, ho convinto Debbie a fare una pazzia delle mie. Allora, siamo già. Io inizierei questo video cantando. Bella atmosfera. Ragazzi, allora siamo già nel completo buio, ma perché? 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 Perché il fato è dalla mia parte oggi. Oggi ho avuto una segnalazione pazzesca, incredibile. Vi dico subito, Smettetela di vengo. mandarci queste segnalazioni perché lui le legge e vi No, ascolta. raga, raga, vi dico solo una cosa. Rituale del filo rosso. Non lo Bomba! conoscevo. Bomba, neanch'io. Praticamente è un rituale fighissimo, ok? Di Bisogna. origine Sì, di giapponese. origine giapponese. Allora, l'ho preso perché ce l'avevo in casa. Allora, rituale del filo rosso. Dunque, bisogna avere un filo rosso, una candela e una moneta. Esatto. Allora, in sostanza si dice che per evocare questo demone, di cui il nome non me lo chiedete, non me lo ricordo, era anche il solito nome Era un impronunciabile nome giappo. giapponese, non me lo ricordo Ecco, neanche io, sinceramente. però in sostanza si dice che tu devi legare un'estremità del filo ad un albero. A Ok. quell'albero lì metti la candela, accendi la candela e srotoli il filo. Esatto. Vai all'interno del posto che tu hai selezionato, e io ne ho selezionato uno fighissimo. Ogni 10 passi devi lanciare la moneta e dire devo andare a sinistra o a destra. Se esce testa vai a destra, se esce croce vai a sinistra. Esatto. Dopodiché, a un certo punto, tu arriverai al fondo. Durante il percorso si dice che tu incontri le anime che questo demone ha intrappolato. Berrato. Guarda, non vedo l'ora di fare questa Ma una volta finito il filo, che cosa devi fare? Fermarti. Sì. Devi dire una preghiera o comunque un pensiero positivo per queste anime, Esatto. ma fare molta attenzione perché nel momento in cui il filo finisce, arriva questo demone Sì. che cercherà di prenderti. E come lo farà? Cercando di spegnere la candela che si è accesa all'inizio. Esatto. Quindi, Quindi devi muovere le ciapette. se, e bisogna arrotolare di nuovo il filo il più velocemente possibile. Se si arriva poi al fondo, quindi all'inizio in sostanza, e la candela è accesa e il filo è stato tutto arrotolato, staccato dall'albero e tutto, allora il tuo pensiero positivo o preghiera che sia è arrivata a queste anime. Esatto. Ma se così non fosse, credo che ci uniremo a queste anime. Anche no, mal che vada, combatteremo e sconfiggeremo questo Certo. demone. Non lo so. Comunque, ragazzi, come Allora, sempre. io ho accettato solo per il fatto che c'era questa cosa del pensiero positivo e della preghiera a queste anime. Io ho accettato solo per Altrimenti il non avrebbe fatto. avuto un senso assecondarti. No, io ho accettato solo per il fatto che Vabbè, si tu. parla di demoni, si parla di sfida demoni e perché ho riesumato una chicchetta, cioè un posto dove non siamo mai andati, ma perché boh, alla fine l'avevo sempre un po' tralasciato. Alle nostre spalle, voi non lo vedete, ma fra poco lo vedrete, c'è un bosco Un particolare, boschetto, non è esatto, proprio un è un bosco. boschetto, ok? Che nella zona dicono, leggenda o no, ci siano proprio delle anime, perché qua hanno sempre detto: Sì. Oh, in quel bosco ci sono delle anime sofferenti. Bene, tombola, Bene, tombola. eureka! E quindi adesso andremo là e inizieremo il rituale. Ma io ho allora, la luce, dato che è una candela. Eh sì, l'hai portata, no? Sì, no, io a dire il vero non ho portato una candela perché ho detto, metti che il vento In che senso? mi spegne la candela Ah, ok, quindi? e Ma dai, ma stiamo scherzando! Ma scusa, un colore? e no, il colore mi piaceva, io questa c'ho, così almeno il vento non la porta. No, mi piace che già parti trollando il demone. Però, Dici? beh, è già subito sfida, eh? Cioè, non lo so, però, vabbè, mi piace questa anima molto Mulan. Va bene, ok, dai, portiamo sta candela. Dici Mamma che mia, Didi. Dico un si tubo sente di preso in niente. giro? Ma non lo so. Beh, una lanterna fucsia. Vabbè, comunque, ragazzi, andiamo. Andiamo dopo. Tanto il bosco è poco più avanti. Brava, Io ho preso anche l'M1. brava, mi piace. Andiamo. Uffa! Cappuccetto rosso sempre. Allora, io direi. Già da un bel po' che non vengo. Ah, sì, è lì, perché vedo tutti gli alberi.
Ecco. Scarpe, ma... Cosa? No, allora adesso vi spiego una cosa, Femini. Ah, ecco, vedi? È di qua. È di qua, è di qua. Ma come, che cosa c'è? In teoria non dovevamo farlo stasera, ok? Però... No, figuriamoci. Diciamo che ha smesso di... Perché oggi ha piovuto tutto il giorno, sì, ok? Quindi eravamo partiti con l'idea di farlo, ma poi abbiamo detto no, non lo facciamo. Lo facciamo un'altra volta perché così non piove. E il problema è che ha smesso di piovere. Quindi io non sono... No, no, partiamo, dai. Non ho l'outfit giusto. Ma chi se ne frega? Vieni qua. Te, qua. Guarda un po' se tiene. Dammi un po'. No, 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 aspetta, faccio io. Così? Ma anche direttamente. Oh. Hai visto? Va bene. Ok. Beh, metto un po' di ansia. La mia se non lanterna. Fosse che per... Spero. Perché è fucsia? Mi hai fatto venire un patema. Va bene, quindi? Io? No, iniziamo. Ah no, ok, iniziamo. Dobbiamo fargli un bel giro qua. Posso già accenderla? Tiene già. Posso già accenderla? In che cosa? È certo candela. Che... Candela? No, prima lega, va, poi accendi. Lo sai che se si spegne siamo fottuti? Ho preso la lanterna apposta. Ho capito, ma non è che hai preso un candelotto, eh? Hai preso un lumino. Ma durerà... perché ho pensato che più basso era e più il vetro copriva la... Sì, sì, giusto, giusto. Va bene, dai, ok. Ma io lo accendo prima. No, te l'accendo, te l'accendo. Perché così se lo accendo prima e poi lego almeno è accesa. Va bene, dai, vai. Vai. Ti do l'accendino. Aspetta, ho troppa roba in mano. Posa. È un secondo. Ah, cos'era? Beh, una scimmia urlatrice. Mamma mia. Chiudiamo solo bene. Ah, stasera baluma. Come si chiude? Sempre incastrandola lì. Vedi? Esatto, bravissima. Ok. Ah no, aspetta. Ma cosa? Manca ossigeno? Oddio, passa l'aria! Oddio, passa l'aria! E dillo ancora una volta, oddio, oddio passa l'aria! Vai, cosa sei, in loop? Ferma sta roba! Ma perché la devi... Cosa stai facendo? Cosa soffi che vai in embolia? No, sto provando a vedere... Ciao! Sto provando a vedere se eventualmente una folata d'aria la spegni. Lega sto filo. Tieni questo, che mi rimetto l'ambaradan. Il filo, dov'è il filo? Vabbè, ecco, partiamo già bene. Il filo. Sto prendendo tempo. L'ho notato, ma non è una cosa bella perché hai già acceso la candela. Vabbè, la candela l'ho accesa, ma il filo rosso mica l'ho legato, cavolo, me ne frega. Non si può accendere una candela adesso. Sì, va bene. Mi raccomando, tieni solo. Infatti già l'hai acceso. Tu mi hai detto di metterlo lì. Sì, ma non con la catenella, pensavo direttamente al coso. Ah, cambia? Ma innanzitutto evita già di svolazzare di suo. No. Fallo che tiene, eh. Non troppo stretto. Anche dopo dobbiamo toglierlo. Sì, ok, però... Ok. Io non so, la vedo dura. Ma per mille motivi, ragazzi, non solo per il demone. Ok. E adesso? C'hai la moneta? Certo, ce l'ho qua. Testa o croce? Qual è la testa? Ok, testa. Dove c'è la testa? Perché? 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 Sono indigestione! Ho mangiato tanto! Ho capito, ma non voglio neanche fare un rituale con un primate. No, è che allora, due ho di mani e tre cose ho da tenere, quindi è complicata la situazione. Sì, ma due mani e un cervello. L'importante è che funzioni quello. Va bene. Ci siamo? Perché... Ok, ci sono. Mio Dio, va bene, dai. È acceso? Che questo... Ok. Ok,
10 passi. 10 passi. Oh santo cielo, ma perché è così buio? Vai. 1, 2, 3. Questo spero che sia una specie di mucca. È un lamento. Ho fatto solo 3 passi. Vai allora. Io no, non ho mai visto niente di più stupido. Attimo. Dobbiamo organizzarci meglio, perché io così lo tieni con una mano, si srotola, fai così. Tu selezionami la distanza, lì la direzione. Ah, ok. 5, 6, 7, 8. Non è facile così come dici te. Beh, te lo srotoli già un po', no? 9, cosa dici? 10. Ok. Proviamo? Croce. Quindi sinistra. Sì. Appoggio qua. Certo, appoggiati lì. Devo andare in questa direzione. Sì, vai. Vado. Ah, ok, qui. Testa. Destra. Ok. Destra. Destra. E la faccio passare qua. Sì, va bene. Va bene. Ok. Ho sentito dei passi. Quanti passi sei? Sono 8. Ok. 10. Ok. Sto anche cercando di farli abbastanza piccoli. L'ho notato. Vai. Non mi piace stare qua da sola con te. Eccola. Di nuovo testa. Cos'è testa? Già? Destra. Ok. Allora passo dietro a questo albero, okay. Così lo... Va bene. Lo fermo qui. Tanto sono 2 passi solo in più. Sì, sì. Contando che io li ho fatti piccoli. Ok. Destra. Che c'è? No. Cosa? Cosa c'è dietro di me? Bosco. Poi? Ma ancora bosco. Poi? Non lo so. Ascolta, punta una torcia. No, no, aspetta un secondo. Non... Hai sentito? Porca miseria! Hai sentito? È dietro, eh? Sì, sì. Solo che non vedo niente. Devo usare la torcia. Però questo non ha mai brillato. No. Quindi in teoria siamo ancora abbastanza... Sì, siamo ancora abbastanza, ma bisogna capire. Ho sentito qualcosa. Aspetta, torna indietro. No, no, quell'albero là. Cos'è quell'albero là?
Ma porca miseria, ma te lo giuro. Aspetta. Ecco, stai lì. C'era qualcuno. C'era qualcuno. Ok, allora andiamo via. No, che andiamo via. C'era qualcuno lì dietro. Ma com'è possibile? Te l'ho detto che c'era qualcosa. A me mette solo l'ansia l'ombra di quel legnetto riflesso sull'albero. Ma infatti stavo cercando di capire. Oh. No, mi sembrava qualcosa. Paul. Conta per favore, conta. Dobbiamo andare avanti, eh? E devi tirare la moneta! No, l'ho tirata! Destra. Vero? Sì, era a destra. Era a destra e hai fatto il giro di qua. Ah, ecco, perfetto, devo andare proprio in quella direzione. Esatto. Prova. E che stoppino si rompe poi, eh?